Confrontiamo l'elettrostatica e la magnetostatica, che presentano molte analogie. In elettrostatica si parla di campo elettrico, nel magnetismo statico si parla di campo induzione magnetica B, la sorgente del campo elettrico è la carica elettrica genera il campo elettrico, allo stesso modo nel caso magnetico è la corrente elettrica che genera il campo induzione magnetica, come abbiamo visto nell'esperimento di Oersted. Nel caso dell'elettrostatica, una carica elettrica, quando è immersa in un campo esterno, elettrico esterno, che non è il campo che genera lei, non è il campo E generato dalla carica, ma è un campo esterno generato per esempio da altre cariche, allora questa carica immersa in un campo esterno sente il campo e subisce una forza elettrica. E questa è la formula che rappresenta l'interazione della carica elettrica con il campo esterno nel quale la carica è immersa e da questa interazione carica-campo esterno nasce la forza elettrica sulla carica. Allo stesso modo nel caso magnetico abbiamo visto prima che una carica diventa una corrente elettrica, quindi una corrente elettrica subisce un campo B esterno. È l'esperimento di Faraday in cui un filo percorso da corrente, immerso nel campo esterno, di una calamita, subisce una forza magnetica. La formula è diversa da quella del caso elettrico, è più complicata, però comunque la forza magnetica, come la forza elettrica, dipende dalla corrente elettrica che subisce, mentre invece qui era la carica elettrica, ma sono le analoghe, la carica diventa la corrente, e poi la forza magnetica dipende anche dall'intensità del campo, campo induzione magnetica oppure campo elettrico. E c'è diretta proporzionalità, più la carica che subisce è intensa, e più il campo esterno è intenso e più è forte la forza elettrica. Allo stesso modo, più la corrente che subisce è intensa e il campo induzione magnetica esterna pure è intenso, e maggiore è la forza magnetica. Questo è il simbolo della proporzionalità. Si vede che queste relazioni sono proporzionali, QE, ILB. Inoltre, nel caso magnetico c'è anche la lunghezza del filo, perché un filo più lungo, o meglio, che è immerso per un tratto più lungo nel campo B esterno, subisce una forza magnetica maggiore. Ovviamente la lunghezza del filo non poteva comparire qua e neanche le dimensioni della carica elettrica, perché la carica elettrica era sempre considerata puntiforme. Riassumendo questi due ragionamenti, abbiamo che una carica elettrica genera il suo campo elettrico e allo stesso tempo subisce la forza elettrica quando la carica elettrica è immersa in un campo elettrico esterno generato da qualche altra sorgente. Quindi genera il suo campo e subisce il campo, per esempio, di un'altra carica, come nel caso più semplice, quando abbiamo due cariche puntiformi, due cariche elettriche, ciascuna genera il suo campo e il suo campo va poi a interagire con l'altra carica. Quindi ciascuna carica genera il suo campo e allo stesso tempo sente il campo generato dall'altra. Nel caso magnetico accade una cosa simile. Ciascuna corrente genera il suo B e in virtù dell'esperimento di Oersted, una corrente è sorgente di B, ma allo stesso tempo quella corrente subisce la forza magnetica perché si trova immersa nel campo, in un campo B esterno, per esempio generato da un'altra corrente. Quindi la situazione analoga a due cariche puntiformi è quella dell'esperimento di Ampère con due fili paralleli, rettilinei, perché ciascuno dei due fili genera il suo campo B, però allo stesso modo subisce il campo B e sente il campo B generato dall'altra corrente. E quindi subisce una forza magnetica, ciascun filo genera il suo campo e subisce una forza magnetica dovuta al campo dell'altro filo. Dunque, riassumendo, vediamo l'analogia che consiste nel sostituire, nel passaggio dall'elettrostatica al magnetismo statico, sostituire le cariche elettriche con le correnti elettriche e il campo elettrico, elettrostatico, sostituirlo con il campo induzione magnetica.